Tu pensi che la regionalizzazione possa portare un contributo significativo? Ma allora, credo che la regionalizzazione ad oggi doveva essere un percorso obbligatorio e essenziale. Io penso che il fatto di aver incontrato in queste settimane come le nostre federazioni e i propri iscritti, gli associati nelle assemblee precongressuali, questo secondo me ha dato il là alla possibilità di iniziare a tirar dentro la gioventù. Perché c'è la necessità di incontrarli e di essere veramente alla portata anche dei più semplici, quindi dei ragazzi. Quindi penso che la regionalizzazione ci possa dare una mano anche a coinvolgere le nuove generazioni. Assolutamente bene, perché comunque sta nell'evoluzione, tutto quanto cambia, il mondo del lavoro è cambiato, il mondo che noi rappresentiamo è cambiato, quindi è giusto che un'organizzazione come la CISL cambi e si adegui a quello che sta succedendo al di fuori nel mondo. Come ti senti a far parte di un sindacato che ancora fatica ad aprirsi alle generazioni più giovani? Allora, velocemente parto un attimo da lontano. Io ho iniziato il mio percorso sindacale come delegata aziendale e avevo 20 anni. Devo dire che ahimè ad oggi sono passati un po' di anni e forse il sindacato avrebbe bisogno di svecchiare un pochino, anche perché abbiamo necessità di coinvolgere di più i giovani, quindi credo che ad oggi ci sia veramente la necessità di arrivare forse di più a livello dei ragazzi, magari smettere un po' di parlare il sindacalese che ormai è un po' passato di moda, è forse una lingua difficile, ma andare un po' più terra a terra sulle cose semplici. Questo secondo me potrebbe essere il modo per avvicinarli, rendere il sindacato una cosa più interessante, fargli capire che potrebbero trovare nel sindacato non solo uno che tutela i loro diritti, ma anche un posto dove stare e dove poter riflettere, dove poter fare un percorso di crescita come quello che è stato dato a me anche. Cosa significa per te appartenere alla CISL e lavorare come CISL sul territorio? Ma diciamo un'esperienza che parte da lontano, è un'esperienza che sicuramente mi ha fatto crescere in maniera rilevante, e questo è già un segnale, nel senso che ho trovato nei vari organismi persone con capacità, esperienze e disposte da subito a interloquire in maniera positiva e far crescere anche gli altri. Questo è un valore da sempre nella CIS che appunto mi ha dato anche la possibilità e la facoltà di conoscere nuove persone ed sperimentare poi con l'esperienza ricevuta il fare sul lavoro effettivo. Io sono da 35 anni in una fabbrica importante di Trieste, e in questa fabbrica posso effettivamente esprimere queste esperienze grazie anche alla formazione che in CISL viene curata sempre con particolare attenzione, che anche questo è sicuramente un valore aggiunto. La CISL è una grande famiglia, ormai sono 20 anni che ne faccio parte e ho fatto diverse esperienze, dall'RSU al segretario al componente di segreteria, e ho trovato molti amici, molti anche che mi hanno insegnato questo mestiere, sia con consigli sia anche con i cazziatoni, come succede in tutte le famiglie. Se potessi chiedere qualcosa al sindacato, che cosa sarebbe? La grande scommessa è il futuro, la grande scommessa è i giovani. Al sindacato chiederei delle iniziative importanti da aggregare già nel ramo di accompagnamento alla scuola. Cioè entrare nell'ambito scolastico, entrare in qualche maniera in contatto con i giovani, facendo capire che il sindacato non è quell'immagine di cui tanto si vuole far vedere oggi l'espressione, ma è una cosa che fa crescere, che fa conoscere ed è un'unione di persone finalizzate al benessere di tutti. Com'è lavorare per la CISL in un territorio come quello di Gorizia e di Trieste? È impegnativo, però sicuramente ti dà delle soddisfazioni perché conosci diverse realtà, diverse persone e accumuli esperienza.